Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e bentornati sul canale di Progetto. Fortunatamente sono riuscito ad avere in prestito questa Artillery Genius, della quale faremo una recensione. L'andremo a spacchettare, andremo a vedere se è facile da montare, quindi la monteremo. Successivamente andremo a fare una configurazione e ovviamente a calibrarla. Infine avvieremo una prova di stampa molto corta, stamperemo il blocchetto di test e vedremo la qualità. Quindi andiamo ad aprire la scatola. Ovviamente vediamo che il packaging è fatto molto bene, infatti qui abbiamo più o meno 2 cm di protezione plastica, manuale di installazione che dovrebbe essere anche in italiano, infatti potete vedere che il manuale è anche in italiano, molto comodo ovviamente, cosa che l'Alpha Wiseu 30 aveva 2 righe, giusto per... Quindi questa stampante, una peculiarità di questa stampante è che arriva per il 90% montata. Innanzitutto troviamo qui una sacchettina, probabilmente con punto in meno per la sacchettina che non si riesce ad aprire. Tutti gli attrezzi ovviamente con la chiavetta, e questo è molto comodo quando poi dobbiamo andare a trasferire i file. Qui troviamo un cavo dati, direi, varie fascette, chiavi, eccetera eccetera. Questa la mettiamo da parte che ci servirà dopo. Successivamente troviamo altri pezzi. Questo dovrebbe essere il sostegno forse dell'estrusore, ovviamente il cavo di alimentazione. Quindi andiamo ad estrarre il sostegno dell'estrusore, quindi l'asse Z. Non è molto semplice, ci conviene togliere prima questo e troviamo un accrocchio qui. Poi sì, possiamo forse estrarre l'asse Z. Notate che questa stampante, una cosa molto positiva è che ha il doppio asse Z, e vedete che qui i passi del motore sono sincronizzati, perché appunto, come potete vedere, c'è una cinghia che li unisce al di sopra. Andando verso le cavità più oscure della scatola possiamo trovare il piatto con l'asse Y e basta, perché l'asse X e l'asse Z ovviamente sono sul pezzo di prima. Come vedete, cioè, l'imballaggio qui potrebbero prenderlo a martellate la scatola, ma in teoria non si dovrebbe rompere niente, solo che la rimozione dei pezzi diciamo che non è molto semplice. Allora, possiamo vedere già da qui che il fondo è un pezzo unico e infatti non è semplice estrarlo. 2000 years later. Ragazzi, vorrei farvi notare che proprio la stampante l'hanno letteralmente incastrata dentro all'imbottitura. Cioè, noi abbiamo tolto la scatola, no? Però qui insomma ci sono dei problemi, e non volendo rovinare l'imbottitura che eventualmente può tornare a servire, c'è da trovare un metodo per estrarre la base della stampante senza far danni, soprattutto alla stampante. Bene, a questo punto abbiamo estratto tutti i componenti. Come potete vedere qui sul tavolo, vabbè, non ci sta l'asse Z e l'asse X, quindi abbiamo l'asse Y, quindi la base, questo pezzo qui da montare che adesso vedremo dalle istruzioni, e l'asse Z. Quindi vedete che, cioè, proprio pochi componenti, arriva praticamente già montata, una cosa molto conveniente perché di solito ci si mette tempo a montare una stampante 3D. Quindi ora andiamo a prendere il manuale in lingua italiana e andiamo a vedere come si fa a montare. Prima di cominciare, ragazzi, voglio farvi vedere che nella borsina sono contenuti anche due cuscinetti. Cioè, questa cosa qui è una cosa che apprezzo molto, perché capita spesso che si usurano questi componenti, e di conseguenza averne alcuni a disposizione nel caso si usurassero all'improvviso può essere molto utile, soprattutto per chi stampa frequentemente e per chi stampa anche per lavoro. Qui abbiamo un LED RGB che non ho idea di cosa possa servire. Abbiamo un ricambio del nozzle da probabilmente 4 mm 0,4 mm, scusate, alcune fascette. Poi abbiamo ovviamente il kit di chiavi. Il primo passaggio, per il primo passaggio dobbiamo aprire il kit di chiavi e prendere le viti lunghe, perché probabilmente ci fa andare a montare l'asse Z. Ovviamente dovete montarlo in questo modo perché l'estrusore appunto è frontale,
e di conseguenza adesso delicatamente lo andiamo ad appoggiare prendendoci un po' le misure. L'unico dubbio che mi viene è come faccio ad avvitare le viti da sotto. Qui notiamo che c'è anche una presa, quindi dovremmo far combaciare un paio di cose. Diventa un'operazione un po' complicata. Io direi che possiamo spostare la stampante sul bordo del tavolo e in questo modo, con una piccola sporgenza, almeno riusciamo a infilare le viti da sotto. Un po' come i meccanici con le auto, andiamo sotto. Ok, la chiave è quella più grossa, Mi raccomando ragazzi, stringetela a modo, perché vedete che è abbastanza alta, non è altissima come la Sidewinder, però stringetela a modo, perché sapete, se questa parte qui si muove, ovviamente la stampa risulta di cattiva qualità. Quindi ora procediamo, ovviamente tiriamo via questo qui, che ci dicono di toglierlo a montaggio finito, ma diciamo che non siamo così inesperti, ecco. Allora, vediamo subito il piatto in vetro che andremo a testare poi per vedere se è pari. Comunque vedete che qui dietro ci sono i connettori. Quelli piatti ovviamente vanno collegati al motore. Successivamente qui abbiamo un connettore che va invece... Questo connettore va verso l'alto, scopriremo poi a che cosa serve. In ogni caso togliamo lo scotch e lo andiamo a collegare. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi andiamo a collegare. Ho saltato alcuni passaggi del montaggio perché alla fine si tratta di collegare dei connettori, tipo i fine corsa e i connettori dei motori, che sono proprio di fianco ai motori, quindi è un'operazione molto veloce. Adesso andiamo a montare il reggibobina. Si dovrebbe montare qui sopra, infatti ci sono due incastri. In questo modo, ovviamente, sì, ovviamente va messo in questo modo, così possiamo andare a montare la bobina qui in cima. Poi abbiamo questo strumento qui, che non so che cosa sia, però probabilmente è il sensore di filamento. In ogni caso, qui vedete che c'è un cavo, quel cavo lì va inserito qui. Quindi andiamo a montare. Aggiornamento, praticamente questi vanno montati di così. Perché in sostanza il filo lo prende dentro da qui, quindi qui c'è il motore dell'estrusore e di conseguenza il filo deve scendere frontalmente. Dietro in sostanza gli andiamo a inserire questo, dietro questo qui, che serve in sostanza per fermarlo, e poi vedremo come andare ad avvitare. Ok, questo sta fermo, l'unica cosa è che questo è mobile. Quindi niente, questo rimane mobile, non c'è modo di avvitarlo, quindi semplicemente andiamo a connettere il sensore di filamento lì. Una cosa che abbiamo appena notato è che non c'è il filamento di prova. Quindi ora vediamo come si monta la bobina. Dobbiamo semplicemente appoggiarla qui sopra, in questo modo, e poi far passare il filamento nel foro di questo strumento qui sopra. Ok, una volta che è passato qui, ovviamente qui conviene tagliarlo un po' perché non è perfettamente dritto, così evitiamo di rovinare delle parti meccaniche. Dopo lo andiamo a portare qui, vedete che c'è il foro dedicato ed è precisissimo. Quindi una volta portato qui, noi siamo pronti poi dopo per tirarlo dentro e provare la stampa. In questo momento ho fatto un'accensione della stampa e ho verificato come si muovessero tutte le parti. Ho notato che questa cinghia è appena un po' lenta, però va bene così, cioè non spancia troppo. Questa è tirata bene, mentre gli eccentrici sotto il piatto sono da regolare. Quindi prendiamo la chiave e andiamo a regolare gli eccentrici sotto il piatto. Perfetto, in questo momento abbiamo regolato tutti gli eccentrici e abbiamo controllato tutte le cinghie, quindi sono tutte in tensione. La prima parte della calibrazione l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo caricato il file di calibrazione del video sulla manutenzione della stampante 3D su questa chiavetta, l'andiamo a inserire qui. Diciamo che il menu non è che sia molto semplice da utilizzare. Accendiamo la lucina. Ok,
Ok, andiamo in print, lui legge. Quindi per calibrare questa stampante io farei così. Abbiamo il file da estrudere che sono 10 cm. Noi andiamo a segnare qui il filamento con il pennarello e poi andiamo in print a stampare calibrazione, conferma. Vedete che lui inizia a stampare. Comunque aspettiamo che finisca di fare la stampa. Poi come sapete lo tagliamo qui e con il calibro andiamo a misurare se sono effettivamente 10 cm. Allora, sembra aver finito. Andiamo a scaricare il filamento. Ora io spegnerei la stampante. Scarichiamo finché è caldo. Ecco, ho fatto una stupidata. Allora, per fare il livellamento prendi un pezzo di carta e con il pezzo di carta gli vai sotto. Vedi che qua c'è molto spazio, quindi andiamo a avvicinare l'estrusore al piatto. Qua siamo molto vicini, si incastra un po', ma passa perché, cioè si incastra perché c'è un po' di sporcizia, un po' di filamento. Comunque vedi, lui scorre fluido, scorre bene, ci passa. E quindi qua col livellamento andiamo bene. Questo va fatto molto di frequente. Andiamo nel punto 2. Tutte le volte che lo uso. Quasi, perché cioè conviene perdere giusto un attimo a fare il livellamento e invece che buttar via una stampa. Abbiamo avvicinato, passa ancora bene, possiamo provare, qua siamo al limite va bene. Andiamo sul terzo, proviamo, qua c'è ancora un sacco di margine, quindi andiamo ad avvicinarlo, bene, ora ci siamo. L'unica cosa è che cioè questa parte sopra della stampante 3D mi ricorda tipo il vetro del forno. Mi chiedo se effettivamente andrà a fare aderenza oppure no. Cioè effettivamente essendo ruvida e granulosa uno si aspetta un po' di aderenza. Però non si sa mai, perché le stampanti 3D con l'aderenza non tutte sono messe bene. Stringiamo un altro po'. Comunque sì, direi che più o meno vada bene. Cioè siamo lì. Beh, quindi ora ragazzi andiamo a fare la calibrazione. Sono andato a inserire il filamento nel blocco estrusore. Qui ho fatto un segno con il pennarello, quindi l'ho segnato qui. E adesso noi andiamo indietro in questo menu e mandiamo in stampa il file di calibrazione, che dovrebbe appunto, ok, sta scorrendo in avanti, c'è un segno nero qui, ovviamente io l'ho sporcato un attimo, però so che è segnato qui. Prima di fare qualsiasi altra cosa andiamo a segnarlo qui, poi io direi che potremmo portare in avanti un po' il filamento, visto che qua è già bello tirato. Noi prendiamo il calibro 10 cm e lo vediamo subito, perché qui non è assolutamente 10 cm. Qui ci mancano praticamente 2 cm. E questa cosa qui la andiamo a mettere a posto in teoria nelle impostazioni o se no tramite computer. Quindi andiamo a rimuovere la stampa, dato che è finito. Il piatto è ancora un po' caldo e infatti si fa fatica a rimuoverla. Quindi direi che portiamo un po' di pazienza, perché appunto il piatto è ruvido e quindi cioè non vorrei rischiare. Si sente che è ancora caldo. L'unica cosa è che si sente palesemente che i bordi sono a una temperatura molto inferiore rispetto al centro. Cioè
se tengo la mano qui, quasi mi brucio, quasi mi scotto. Se la porto sul bordo, cioè temperatura è tiepido, sarà qui, sarà 40 gradi. Quindi con questa stampante non stampate assolutamente sul bordo. Quindi ragazzi, la stampa è finita, questo è il prodotto finale. Come potete vedere, cioè, per aver calibrato la macchina solo meccanicamente, il risultato è buono, perché alla fine i layer sono fini, la superficie superiore è stampata abbastanza bene, non perfettamente. Di fianco, come potete vedere, c'è un po' di salmon skin, quindi i layer non sono venuti benissimo, ma qui ce la potremmo ad esempio andare a giocare sulle temperature. E in ogni caso, cioè, per aver avviato la stampa, messo in stampa un prodotto, è venuto discretamente bene, che ad esempio per una persona che non è espertissima in ambito è un buon risultato. Quindi ragazzi, tiriamo le somme di questa stampante e vediamo i pro e i contro. I pro sono che ha il doppio motore sull'asse Z, quindi quando si tratta di salire la salita è uniforme, anche perché c'è una cinghia qui sopra che va appunto a gestire la sincronizzazione della salita dell'asse Z dei due motori. E un altro aspetto molto interessante è che non ha un estrusore Bowden, ma ha l'estrusore direttamente sopra al nozzle, e quindi in sostanza, invece di spingere 10 cm, 20 cm di filamento verso il nozzle, semplicemente tira il filamento dalla bobina e lo porta praticamente subito per essere estruso. Ora, come potete vedere, qui c'è il sensore per il filamento classico. Un aspetto negativo di questa stampante è il piatto. Qual è il problema del piatto? Il problema del piatto è che in sostanza non è appoggiato su una superficie di alluminio, ma purtroppo è semplicemente costituito dal piatto in vetro al quale è stato incollato al di sotto una piastra riscaldante. Di conseguenza, quando c'è da cambiare il piatto, probabilmente c'è da cambiare tutto, e questo non è che sia un aspetto molto piacevole. Mi sono trovato meglio con l'Alfa Waisu 30. Un aspetto che non ho apprezzato molto è il menu del display. Il menu della stampante è molto esteticamente brutto, cioè mi trovo meglio su quello dell'Alfa Waisu. Poi è vero che uno è abituato, sì, però quadratoni grossi così, tutti appiccicati, insomma, non si capisce molto molto bene. Però è una stampante 3D che apprezzo, che con la quale mi piacerebbe stampare piuttosto che con l'Alfa Waisu 30, perché l'Alfa Waisu 30 sapete che 3000 problemi. E qui vedete che questo è un aspetto positivo, questo è un aspetto positivo. Poi un altro aspetto positivo è che la stampante, tutta la scheda madre, l'elettronica qui e là, è contenuta nella base, cioè tutto contenuto nella base, non ci sono pezzi sporgenti. Insomma, la stampante è fatta così, non è ingombrante e è 100% silenziosa. Questo è un aspetto, cioè, che tanta roba, cioè tanto di cappello a chi è riuscito a rendere silenziosa una stampante in questo modo. Quindi ragazzi, direi che per questa recensione è tutto. Io mi raccomando, se l'avete trovato utile o se vi è piaciuta, lasciateci un like, scriveteci qui sotto nei commenti per qualsiasi esigenza. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così quando caricheremo prossimi video vi arriverà la notifica, e seguiteci sui nostri social per eventuali aggiornamenti. E noi ci vediamo nella prossima puntata.